Ehi, vuoi crescere su YouTube? Allora, guarda tutto il video. Ma prima, sigla. Hello guys, bentornati qui su PokéVisionita, io come sempre sono il vostro Olimpico 900. Bene ragazzi, finalmente siamo qui per il primo video sulle sponsorizzazioni del vostro canale. Ovviamente serviva un nome per questa rubrica e quindi l'ho chiamata Crescere su YouTube. Un po' così, molto libero, tranquillo, senza niente di impegnativo, ragazzi. Oh, vi ricordo velocemente come funziona questo format. Adesso andrò a guardare, ho selezionato 6 canali che mi avete chiesto di sponsorizzare, ragazzi. Adesso per la prima volta, alcuni per la prima volta, uno soltanto l'ho già visitato, andremo a vedere appunto cosa trattano questi canali, come sono composti, se sono buoni, se sono cattivi, questo però. Ragazzi, ve l'avevo spiegato nel video precedente, quindi non voglio rotture di coglioni se la mia critica sarà negativa. Al raggiungimento di 25 like, ragazzi, faremo subito un'altra puntata, appunto, dove sponsorizzerò altri canali. Quindi è importantissimo commentare qui sotto con l'hashtag sponsorizzami olimpico. Dopo aver fatto, appunto, dopo aver messo l'hashtag, ragazzi, è fondamentale iscriversi al canale se volete essere sponsorizzati. Insomma, mi sembra uno scambio abbastanza equo. Ma allora, beh, andiamo abbastanza di fretta. No, in realtà non è vero, non andiamo di fretta. Però ragazzi, ci siamo. Quindi intanto qui, ops, c'è la finestrella di Audacity. Vabbè, chi se ne frega, ragazzi. Come potete vedere siamo già sulla schermata e andremo appunto a vedere il primo canale di oggi. Allora, il primo canale ad essere sponsorizzato, ragazzi, è The Dark Gamer. Allora, vediamo un po' come si presenta. Intanto 37 iscritti, va benissimo, ci mancherebbe altro. Allora, vediamo un po' quale video vedere, forse vedrei la Bottle Challenge, che è quella che ha più visualizzazioni. Vediamo un pochettino cosa esce fuori, cosa suggerisce il nostro amico. Volume leggerissimamente alto avevo, scusate che abbasso leggermente un po' il volume e vediamo un po'. Allora, intanto una sigla che dura 12 secondi, eccolo qua il nostro amico. Ok, quindi è una bottle challenge, diciamo, un po' così libera. Vediamo un po' se ce la fa. Attenzione. Vai, vai. Vediamo. Niente. Non ce la fa. Nada. Vediamo. Vai. Oh, ce l'ha fatta, grande. Allora, vediamo un pochettino qualche altro video di The Dark Gamer. Road to 4000 coppe Clash Royale. Allora, vabbè, diciamo, vediamo un po'. Comunque è un canale che a questo punto tratta gaming abbastanza evidente. Ancora una intro di 10 secondi. Amico mio, un consiglio, riduci la intro a 5-6 secondi, che è più d'impatto, è più smart. Oh, ok, però comunque è una videocamera. Allora ragazzi, facciamo così, il giudizio su questo video, su questo canale secondo me è positivo. Potete farci tranquillamente un salto ed iscrivervi, perché comunque ha dei contenuti. Ora non so, non ho visto ogni quanto carica video, ragazzi, però i contenuti che ha non sono neanche così malvagi. Quindi il consiglio che vi do, ragazzi, fateci un salto e perché no, lasciategli una bella iscrizione e seguitelo. Dai, magari crescendo potrebbe diventare un grande YouTuber, questo nessuno può saperlo. Allora, oh, ora arriviamo al canale di un YouTuber che io apprezzo tantissimo e sto parlando di Axel. Ragazzi, Axel è un canale un po' simile al mio, nel senso che tratta anche lui molto molto Pokémon e devo dire, ragazzi, che quando guardo i suoi video io personalmente rimango molto molto contento, ragazzi, perché vi faccio vedere una cosa molto importante che secondo me è uno dei pregi più alti che ha Axel a parte che si vede la passione che mette nel fare questo video, e questo per me è importantissimo, ragazzi. Vediamo un po'. Ecco qui. Ok, l'intro di Axel anche dura 10 secondi, però fidatevi che l'attesa vale la pena. Allora, vi fermo qui un secondo. Allora, vi spiego, secondo me, punti di forza che Axel. Guardate già la schermata che utilizza appunto per registrare il let's play di Pokémon X. Allora ragazzi, è una schermata da grandissimo YouTuber,
perché c'è un grandissimo lavoro dietro, nel senso non è facile fare appunto una grafica di questo genere, seguirla, aggiornarla con le nuove catture, con le medaglie, con la web, con il doppio schermo. Ragazzi, credetemi, è un lavoraccio. Io stesso per primo, no, non potendo comunque registrare il 3DS tramite appunto la scheda di acquisizione, ragazzi, però comunque è un lavoraccio farlo, cioè fidatevi, è un lavoraccio. Quindi già questo per me è un punto di forza che ha Axel. Ha una qualità audio veramente veramente gagliarda, veramente veramente gagliarda, ragazzi, veramente quasi da top. E quindi, ragazzi, il consiglio che vi do io è di iscrivervi senza starci neanche a pensare troppo, nel senso è uno di quei canali che bisogna entrare, lo vedi, iscritto, perché merita assolutamente tutto il vostro supporto. Ragazzi, ve lo dico veramente, iscrivetevi al suo canale, lo merita tantissimo. Non vi faccio vedere altri video perché generalmente Axel questo tratta, questo fa anche altre cose, assolutamente tipo live, ha anche aperto una rubrica appunto come vedete qui, Axel risponde, però è inutile che vi faccio vedere i video io, ragazzi, quindi prendete, correte e andate a vedere voi i video di Axel e ricordatevi di iscrivervi al suo canale, ragazzi, questo è un consiglio, cioè lo proprio consiglio top, dovete farlo. Ora, passiamo al canale di Kevin 2005, allora. 20 iscritti. Allora, Axel, però onestamente non so quanti iscritti ha. Amico, se facci sapere gli iscritti che hai, Axel. Allora, Kevin 2005. Allora, vediamo che ha qualche video caricato. Se non sbaglio sono 12 video. Anzi, no, sono 6 video. Oh, c'è anche un mio video fra i suoi piaciuti. Grazie mille, amico. Grazie. Allora, e vediamo un pochettino. Anche lui qui una Bottle Flip Challenge, che dura 11 minuti e 31, non lo vedremo mai, perché 11 minuti e 31 sono secondo me abbastanza alti. Vediamo Clash Royale episodio 1. Sono curioso, ragazzi, mi piace questa rubrica perché vedo i canali per la prima volta. Allora, vediamo un po'. Infatti, ragazzi, questo nuovo video io sono. Vabbè, che è un 2005 Ok. e oggi siamo su Clash Royale, Arena 9, esatto. Ricordate qui il record è 3007, cioè Arena Leggendaria. Allora, mi stoppo qui. Allora, partiamo malissimo con questo canale perché comunque si sentono dei rumori di sottofondo molto alti, non che non succeda mai, anche a me succede avere dei rumori di sottofondo, ma in questo caso sono veramente troppo alti. Però credo che stiamo parlando di un bambino, ragazzi, quindi dai, va bene la passione, va bene tutto quanto, ci sta, dai, va bene. Passate a dare un'occhiata anche a Clash, sì, scusate, a Kevin 2005, perché, oh, chi lo sa mai, ragazzi, migliorando un po' di qualità, tutti possiamo diventare grandi YouTuber, tutti possono essere fantastici YouTubers. Andiamo avanti con Pai Miki 9, 43 iscritti, presenta un canale così, vediamo un pochettino, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, c'ha un'intro pazzesca che dura 11 secondi, vediamo la sua intro pazzesca a questo punto, sono abbastanza curioso, vediamo un pochettino. Beh, sì, dai, diciamo che la bella, bella musica. Allora, c'è anche un tutorial su come scaricare canzoni, no Spotify. Vediamo un po', vediamo un attimino, diamoci un'occhiata. Allora, ma non c'è l'intro. Poi Miki, ci fai vedere l'intro e poi non utilizzi l'intro? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sono Bellino 9. Allora, ci siamo, secondo me musica di sottofondo azzeccata per il tutorial, una bella schermatina dietro col cellulare messo in primo piano. Ben fatto. Ben fatto. 19, 10, cosa mi è successo? Ah, forse credo, forse ha perso qualche iscritto, vabbè, però. Allora. Torno un attimino indietro perché vorrei vedere un altro. Ah, potevo mettere questo, vabbè. Intro pazzesca, no. Allora, ho trovato il baule epico. Ma dov'è il leggendario? No, allora, forse magari il titolo andava cambiato con ma dov'è il leggendario, amico mio, fa più effetto. Però questo è stato pubblicato ieri o l'altro ieri. Oh, ecco la intro, bravissimo, by Miki. Forse quel video era fatto antecedentemente alla intro. Sì, da come vedete il titolo. Oh, Ma bravo, hai messo la guardate schermata, stavo giunto appunto per dirlo. a quanto ho preso. 5.599.
Bravo, 2599 coppe. Ragazzi, mi sa che lo porterò anch'io Clash Royale. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete che porti Clash Royale. Allora, vabbè. Allora, tutto sommato il giudizio che do a questo canale è sufficiente, nel senso è un canale che merita di essere visto e forse merita anche la vostra iscrizione, ragazzi, perché non mi sembra affatto male, ha del potenziale per crescere e per salire ulteriormente. Allora, poi abbiamo Pokéwex di Ita. Allora, ok, allora, ho un canale che presenta delle playlist. Ok, già così sono sincero, ragazzi, presenta veramente molto. Allora, intanto adesso mi iscrivo in diretta al tuo canale perché secondo me già dalla schermata merita. Vedi cosa succede a fare una schermata idonea al proprio canale, ragazzi, che entri, vedi che è comunque tutto organizzato e vedi che fam così. Ti viene già voglia di iscriverti, insomma. Comunque, vediamo questo qui, Ragazzi, benvenuti che al mio primo contest. Allora, allora, io non capisco. sembrerebbe che questo Pokémon sia detto, ragazzi. Ok, probabilmente ha avuto problemi con questa live, credo sia una live. Mi auguro che sia una live, perché è un video nero, ragazzi, soltanto voci, senza neanche un'immagine, non ci siamo, amico mio. Non ci siamo. Vediamo un po'. Nerdaggio in live. Vediamo un pochettino se c'è qualcosa. Allora, no, 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 non ci siamo, Pokéwex. Allora, io lo dico sempre, se dovete fare una live o un video con una qualità del genere, ragazzi, non la fate perché vi fate un danno, vi danneggiate. Anche a me piacerebbe fare live e portare delle cose. Non posso farle perché qualitativamente non me lo posso permettere. Non posso fare una live che non sia qualitativamente decente, ok? Quindi un consiglio che vi do io, non lo fate mai. Poi se volete farlo, ragazzi, potete fare quello che volete, però poi non vi lamentate se il vostro canale magari non cresce. Allora, vediamo un pochettino qui. Vediamo qua, questo display di Pokémon Oro Randomized. Farfetch Lock, non mi dimmi che ha messo tutti i Farfetch, ragazzi, perché avreste avuto un'idea geniale, secondo me. Vediamo un Ragazzi, lo scorso è andato benissimo, quindi grazie a tutti e oggi andiamo a battere. po'. Devo battere Ok. così, super efficace, boom, filtra per il nemico esausto, lo che dice Ah, quindi parliamo amici. proprio di Pokémon Oro, proprio Solo neanche così può accompagnare l'Heart esausto. Gold, ma proprio il primo Pokémon Oro. Allora, ok, Siamo curati e ora andiamo. io credo, Pokéwex Ita, che questa è la strada che dovresti intraprendere per far crescere il tuo canale. Continua a portare let's play di questo genere, magari rimpicciolisci leggermente la schermata e mettici almeno uno sfondo dietro, non dico di fare una grafica elaborata, ma almeno uno sfondo dietro, mettilo, e vedrai che sei forse sulla buona strada. Allora, vi consiglio di iscrivervi, sì, per quanto riguarda questo piccolo display, 30 secondi che abbiamo visto, no, perché se fa live di questo genere, onestamente, non ti viene mai voglia di continuare a vedere la live, quindi bisogna scindere le due cose, quindi ragazzi, se vi interessano i display, magari vi potete anche iscrivere al suo canale, per il resto potete anche, secondo me, farne a meno. Passiamo all'ultimo canale sponsorizzato oggi, che è il canale di BeamMatch82 Official Channel con 19 iscritti. Allora, vediamo un pochettino, andiamo un po' sul video, forse qualche video. Già, comunque anche lui ha una home page, diciamo, già va benissimo secondo me, però aspettiamo un secondo e vediamo. Nuova intro epica, beh, abbiamo visto prima, pack opening Pokémon. Allora, vediamo un pochettino, Pokémon Zaffiro parte 2, Lotad. Anche lui, quindi anche questo è un canale che tratta molto spesso Pokémon, che tratta comunque gameplay, questo così era capito già dal banner qua sopra. Allora, Lego cazzeggio, pacco di Pokémon, che vuole che ha più visualizzazioni, Aromix consiglio. Allora, vediamo il pacco di Pokémon, così vediamo qualche secondo partendo da qui, vediamo così. È un po' campione, un po' campione. Allora, vediamo un po'. Ok, allora amico, fai vedere meglio le carte, cioè cerca di trovarti un'inquadratura dove l'utente apre il video e trova a questo punto cioè ha la possibilità di vedere fatto bene sopra magari un tavolino, un tappetino, un qualcosa, le carte che tu stai aprendo. In questa maniera vedrai che, credimi, farai molte più visualizzazioni e forse farai anche qualche iscritto in più. Allora, vabbè, comunque devo dire, ragazzi, che qualitativamente forse ci siamo, nel senso non è neanche fatto così male qualitativamente e quindi va bene così. Sì, un altro canale che forse vi consiglio di andare a vedere e di iscrivervi, ok?
Allora, vabbè, abbiamo terminato con le sponsorizzazioni di oggi. Ragazzi, vi ricordo che vi lascerò tutti i link dei canali che ho appena elencato in descrizione se volete farci un salto ed iscrivetevi. Vi ricordo che alcuni di loro meritano veramente, veramente la vostra attenzione perché sono canali che potrebbero crescere tantissimo. Dunque, spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Lasciate un like se siete rimasti soddisfatti dal lavoro che ho fatto. Lasciate, mi raccomando, un vostro commento, ragazzi, è molto importante. Commentate soprattutto con l'hashtag sponsorizzami olimpico se volete essere sponsorizzati in un prossimo video del genere. Detto questo, amici miei, noi ci vediamo ad un prossimo fantastico video. Hello, guys!